Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e io sono Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente andremo a tagliare le Squishy Mega Balls e inoltre andremo a mischiare anche tutti gli slime tra di loro. Se volete altri video in compagnia del mio ragazzo, lasciate like adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace, iscrivetevi al canale sia mio che suo se non l'avete già fatto e tappate la campanella sia sul mio canale che sul suo canale per non perdere nessuna notifica. Prima di andare al video saluto Riccardo Bonesi e Sofia Tomaselli. Come vedete io qui ho una box intera di Squishy Mega Balls e ho sia le grandi che le piccine. Le piccine sono l'edizione vecchia, ovvero quella del 2017, e sono molto molto più piccole rispetto alle nuove. Infatti contengono la metà dello slime. Queste come al solito le trovate in edicola e le pagate 2,90€ l'una. Come potete notare io qui ho qualche colore mancante perché sto facendo qualche esperimento che presto vedrete sul canale. Nel video in cui li andavamo ad aprire tutte vi ho chiesto quale volevate che io tagliassi in questo video e voi avete scelto la mia preferita, ovvero Green Ghost, e poi avete scelto anche quella lì gold. Questa è davvero molto carina, bisogna ammetterlo. E poi Iris Slate, che è questa qui che all'interno ha lo slime argentato. I nomi comunque sono uno più figo dell'altro, bisogna ammetterlo. E infine avevate scelto anche Admiral Arctic, perché è simpatica, perché è blu e all'interno ha lo slime bianco. Ci sta. Inoltre, giusto per fare un confronto, andremo a tagliare anche qualcuna di queste qui vecchie, giusto per farvi vedere la consistenza dello slime, che è un pochino diversa rispetto a queste qui vecchie, e fare vari miscugli. E per quanto riguarda le piccine, andremo a tagliare questa qui dorata, questa verde, questa qui rossa e infine quest'altra qui che in realtà è sempre blu. Però ragazzi, cioè, è davvero un grandissimo peccato perché sono così belle e squisciose che quasi quasi mi dispiace. Però ragazzi, lo faremo. Assistente, ci sono. Poggia queste un po' più in là. Ok, ci andiamo a spostarle. Mettiamo magari un po' più sullo sfondo. Perfetto. Sì. Io qui ho la mia ciotolina. Ora abbiamo anche le forbici per tagliare. Però esatto, ognuno ha le sue piccolissime forbici. E cosa andiamo a fare? Io ne taglierò una, tu ne taglierai una e così andremo avanti. Poi mischieremo tutto insieme e vediamo cosa succede. Ci alterniamo. Vediamo, vediamo, okay, ragazzi. Ok, inizio io. Inizia tu. Mostrami com'è che si fa. Allora, inizialmente io parto dal togliere la retina. Ok, così resta praticamente solo la vera e propria sfera, mettiamola sì, così. Ed è una sferina carinissima, guardatela, super, sembra, super morbida. Sembra molto morbidosa, sì. Infatti era quello che stavo notando, ci sta. E poi si fa un piccolissimo buchetto. Ah, poco? Piccolo piccolo? Eccolo qui, wow. Subito. Ce l'hai fatta, vediamo. Ah, è già tanto slime, ragazzi. Sì, il doppio dello slime, come dice la pubblicità. Ma infatti è tantissimo, Questo è molto appiccicoso, ma è normale in queste squishy ball che lo slime sia appiccicoso, altrimenti non si formano le palline. E abbiamo il nostro guscetto tristissimo. Eh sì, così ormai è stato completamente svuotato, poverino. Va bene. Tocca a te. Tocca a me? Va bene questa? Questa sì, dovrebbe essere questa la tua preferita. Mia, quindi mi dispiace essere la causa di un tuo dispiacere. Allora, anche parto io ragazzi dalla retina. Procedo con la retina, quindi la vado un attimino a tagliare. Vediamo se, ecco, con qualche altro taglio può bastare. Poi posso al limite tagliarla io ulteriormente. Direi che ci sono quasi, no? Ok, vediamo. Quindi vediamo di che colore è questo slime. Guarda, guarda, è verde, però una volta che premi diventa tutto giallo. Giallo, sì. Cambia colore. Mamma mia, ragazzi, com'è morbida, è un peccato tagliarla. Sì. Vabbè, ragazzi, però ma noi lo faremo. Così hanno deciso i Dreamers. Esatto. Allora, ragazzi, io direi che ci sono. Taglietto piccolo? Taglietto piccolo. Vediamo. Piccolo taglio. Ragazzi, se la premi, però esplode tutto. Esplode tutto, ti avviso. Io, oh ecco, è successo. Guarda, guarda, guarda. Però ragazzi ce l'ho fatta, sono stato bravo. Dai, bisogna ammetterlo. Squisciala, squisciala. Ci sono, guarda così, tutto lo slime. Poi ragazzi, chissà che colore si andrà a formare dopo, sì, quando li spremi questo tutte. Quindi è un giallo fluo. Ok. Sembra molto alieno, per esatto, forse per sì, questo sì, si sì, chiama sì, Ghost. Vai, continua con tutto lo slime che continua a scendere. Vediamo un sì, po'. Sì, intanto ormai ho le mani sporche. Sì, sì, io preferirei ancora preservare le mie mani, però ci siamo. E vediamo un attimino, appunto, poi il colore che si va a creare. Tu vuoi andare a mischiare tutti gli slime? Sì. Ok, tocca a me e vado a tagliare questa qui viola, al cui interno ci dovrebbe essere dello slime argentato. Ok, procediamo, vediamo, eh. Ok, ho rotto tutta la retina e invece no. Pensavi di averla rotta, volevi, eh? E invece no. Dai che poi voglio fare il confronto con quelle piccine, sì, vediamo. Eccoci qua, ci sei quasi.
Ok. Retina rimossa, vediamo, attenzione. Guarda Franceschina che ci prova. Wow. Oh, subito. Sì. Vediamo, vediamo. Comunque uno slime è tanto, bisogna ammettere che è davvero tanto. Questo verrà uno slime gigantesco mischiando tutte queste balls. Vediamo. Non lo so, mi sento un po' una strega che fa il suo intruglio. Esatto, una pozione, stai creando qualcosa, un intruglio particolare. E ora tocca a me, o sbaglio? Ora tocca a te. Proviamo. Hai le tue forbici, perdonami, chiedo umilmente perdono. Allora, eccoci qua ragazzi, anche io vado un attimino a tagliuzzare. Sì, ma non far andare i pezzi di corda nella... No, non sia mai, assolutamente. Io vado a tagliare, ecco qua, tutta la cordicella. Taglio un altro po' anche qui e ora dovrei esserci. Io di solito tendo a tagliare la retina in modo che posso utilizzarla in futuro di nuovo per fare un'altra squishy ball. Quindi per come le ho tagliate io, non ci riuscirai mai e poi mai, perfetto. Allora, che colore è questo interno? Allora, tipo dorato? Sì, questa si chiama gold. Ok, ragazzi, ci sono, attenzione. Vediamo. Questa è l'ultima delle grandi. Dovrei esserci quasi, Vai, ed ecco, vai, ho fatto un buco piccolissimo. Guarda, ragazzi, guarda. Oh! Wow. Guarda. Oh! Wow. Non me l'aspettavo che da quello spazio così piccolino riusciva ad emergerne così tanto all'esterno. Ed eccoci qua, vediamo. Solo che dovrei adesso provare un attimino a girarlo sotto sopra. Fallo tu, provaci. Come potete notare, in alcuni punti ci sono dei pigmenti, perché semplicemente noi non ci abbiamo giocato tantissimo con queste ball. Se ci avessimo giocato, il pigmento si sarebbe mischiato di più. Esatto, premendo mano a mano si mischia sempre di più all'interno. Così come i glitter. Esatto, e quindi mano a mano si va a creare tutto. L'unica con cui avevo giocato tanto me l'avete fatta tagliare. Birbantelli. Vabbè, però ci sta, per i fan questo ed altro, sì. No? Quindi ci sta la grande. Ne ho comunque tantissime altre con cui giocare, quindi assolutamente. No problem. Ci sta, e quindi questo è il risultato, sì. Ma non è finita qui, no? Questi cosa faremo? Sono tutti gli slime delle grandi ball, no? Vedete, si è creato questo super mega impasto, super viscidoso. Guarda che puoi anche girarlo con questo, sì, volendo, meglio. Ho una Proviamoci. Spatolina. Abbiamo una spatolina apposta, ragazzi, non sappiamo cosa succederà, vediamo, Continuiamo magari anche con quelle piccine e vediamo cosa succede. Perché lo slime di quelle piccine dovrebbe essere un po' più denso e più compatto rispetto a queste qui nuove. Allora, io con queste qui dorate vorrei fare una cosa. Ovvero la lascio così. Sì. E poi faccio così. No, esplode! Esplode, attenzione! No, vedi? Oh! Essendo più compatto... Questa resta la bollicina. Assurdo. Guarda che è fighissimo, Vediamo, vediamo, Vabbè, ormai ne ho rotte abbastanza. A parte si sono incastrate le forbici. Ok, libera. Squisciamola, squisciamola. Tecnicamente così la rete non è stata proprio toccata. E puoi riutilizzarla, Io sono per il riciclo. Vabbè, però ci sta, si risparmia. Quindi... Ah, e giusto per dirvelo, la tavoletta non si trova qui. La tavoletta è andata per dispersa. Infatti c'è quella base che utilizza di solito lei, non sappiamo dov'è. Prima o poi la ritroveremo. Un giorno, prima o poi. Forse. Allora, aspetta, vediamo un po'. Aspetta, non è finita? Tutto. E vedi, perché vuoi fare le cose a metà, vuoi risparmiare? Eh no, vediamo se puoi fare una cosa carina. E infatti erano rimasti tutti glitter all'interno. Guarda, oh, coloratissimi. Vediamo se riesce a farli scendere. Troverò un modo, aspetta. Dai che poi tocca a me. Non vedo l'ora di aprire le mie, forza, dai. Questi guscetti vuoti così mi fanno sempre una grande tristezza. È vero, è un peccato perché poi si sentono soli, però. Guardate quanti glitter. Ce n'erano davvero tantissimi. Potete vedere, questo è meno appiccicoso rispetto a quello delle nuove. Ma semplicemente perché queste sono più piccine. Se fosse stato troppo liquido sarebbero esplose. Semplicemente. Ok, tocca a te, Joseph. Allora, quale apro? La tua preferita. La mia preferita. Che mi dispiace davvero tantissimo tagliare, purtroppo. Però, ragazzi, mi tocca. Allora, vediamo se riesco a trovare la metodologia giusta per aprire. Mi dispiace, con me non riuscirò assolutamente a riottenere la retina, quindi dovrei esserci, vediamo. Questa è a sfera rossa, ma all'interno lo slime è blu. È blu, infatti, è vedete? Che poi, ragazzi, c'è davvero morbidosissima ed è arrivato il momento di tagliarla. Attenzione, vai. Vado così, può esplodere? Forse. Oh, guarda questo!
Come al solito però riesco sempre a fare più o meno dei buchetti piccoli, così da non esagerare, da non farla distruggere. Però ci siamo. Questo è un po' più grumoso. Ok, ritocca a me. Io vado con questa qui verde che fa tanti suoni. Sentite? Fa tantissimi. E ci siamo, no? La tiri fuori, vediamo. Anche all'interno è verde lo slime. Sì, questo è verde brillantinato. Oh, cavolo, ha fatto un rumore stranissimo quando l'hai tagliata. Ed eccoci qua. Che cosa visci da questa? Poi dovremo mischiarla, ma per forza, al 100% con le mani. Ragazzi, chissà che ne esce dopo, mischiandole completamente. Va bene, ed eccola lì. Non vi preoccupate, perché per le balls grandi, il cui slime è un po' più liquido, ho davvero tanti tanti progetti. Vai, tocca a te. Questa qui anche mi dispiace doverla aprire, però ragazzi mi tocca. Forse qualcosina l'ho già fatto, l'ho già tagliata? Non ne sono sicurissimo, ok. Taglio. È pericolosissimo con queste forbici. Lo so, ma io il problema è che non sono assolutamente abituato a tagliare squishy, non so, a tagliare balls e cose così. Tu non sei abituato a tagliare, punto. Ok, hai ragione. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Vediamo se ce la faccio. Sì, eccomi qui. Finalmente ce l'ho fatta. Qui anche qui si vede che lo slime è molto denso, vedete? Che sì. Poi cambia colore se lo tiri. Cioè diventa di un altro colore, assurdo. Ci sono, attenzione. Eccomi qui, faccio un altro buchetto. Wow. Ed ecco, ci siamo. Vediamo se ce l'ho fatta. Aspetta, ma quindi questa è l'ultima? Questa purtroppo sì, è l'ultima. Allora, ragazzi, slime di colore rosso. Sì, ti sei incastrato, vero? Sì, mi sono incastrato. Devo tagliare un altro po', probabilmente. Ed eccoci qui. E ora è giunto il momento, no? Fallo vedere. Prova a mischiare tutto, vediamo che succede. Questo bisogna farlo con le mani, baby. Con le mani? Sì. Aia, vai, vai. Tira la manica. Tiriamo una manica. Tira l'altra. Tira l'altra manica. Togli l'orologio. Addirittura, perché non sappiamo che può succedere. Ok. Vediamo. E si ora? Stacca dalle pareti. Ok, benissimo. Fa rumore. Sì, sì. Gli diamo una mescolatina strizzandolo, così i colori si mischiano per bene. Guardate la striscia di gold. Con i glitter? Sì! Beh, il colore predominante comunque è questo verde blu, con questi pezzi rossi che non si vogliono mischiare in nessun modo. Mamma mia, con questo si fa un ASMR favoloso. I glitter dorati si notano un sacco. Anche se il colore non mi convince molto, devo dire. Il colore sì, è un po' troppo sul verde. Sì, abbiamo aperto troppe ball verdi. Questo sì, questo è vero. Magari voi, se non mischiate proprio così tanti colori, magari quella trasparente con i glitter, con quella dorata, viene qualcosa di più carino. Noi abbiamo fatto giusto un esperimento per capire se gli slime si mischiano o meno insieme. Quindi vi faccio vedere per l'ultima volta il risultato. Wow, pesa tantissimo, guarda. Pesa effettivamente sì, è eccessivo. Effettivamente sarà un chilo? È bello, non lo so, però è probabile. Probabilmente abbiamo fatto un chilo di slime. Yeah. Quindi ragazzi, il video finisce qui, spero davvero tanto che vi sia piaciuto. Questo quindi è il risultato del nostro slime, un jiggly slime molto molto strano. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo slime e consigliatemi nuove idee per nuovissimi video. Lasciate anche mi piace se vi è piaciuto il video e se volete altri video del genere. Iscrivetevi al canale cliccando sul cerchio che è appena apparso qui e sulla miniatura che è da qualche parte, per vedere altri video presenti sempre sul mio canale. E noi vi salutiamo, ciao! Ciao ragazzi!